A Gran Michele i volontari dell'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, sono una consolidata realtà sul territorio, sia in materia di contrasto in forma di randagismo, sia nelle azioni di sensibilizzazione contro questa triste piaga, ma anche per quanto concerne le adozioni. Grazie al loro spirito di sacrificio e di intraprendenza, hanno risposto all'evento nazionale promosso dalla Pizzardi Editori e dall'ENPA, che è consistito nella distribuzione gratuita degli album ai bambini. Siamo in piazza proprio per dare testimonianza di questa unione tra ENPA e Pizzardi Editore e nel frattempo stiamo proponendo i nostri cuccioli in adozione facendo ovviamente informazione e campagna informativa. Nel contesto della manifestazione è emersa la storia di Balù, un cane di quartiere di razza corso che stazionava nei pressi del supermercato Eurospin di Gran Michele. Balù, nonostante fosse un cane di grossa taglia, ha un carattere docile, ma è stato prelevato da una persona che lo ha sottratto dal suo habitat naturale. Ora ha trovato casa e sarà adottato a Malta. Era un cane di quartiere fino a qualche giorno fa. Viveva, sostava in zona Eurospin, dove è stato sottratto da un cittadino che non sapeva come funzionava la prassi, diciamo, di adozione, eccetera, eccetera. Ci siamo presi uno bello spavento e adesso lo abbiamo recuperato grazie all'intervento delle forze dell'ordine e dopo questa brutta storia possiamo dire che Balù ha trovato casa, andrà a Malta e quindi è stato adottato. E a proposito della vicina isola di Malta, grazie alla sensibilità della volontaria di un'associazione di protezione animali maltese, sono circa 50 i cani che dopo aver ricevuto le cure e le attenzioni dei medici veterinari che operano al presidio veterinario di igiene urbana dell'ASP di Gran Michele, sono stati adottati e hanno trovato casa. Ho potuto piazzare 800-900 cani a Malta, qualche cane in Inghilterra, qualche cane in Olanda, qualche cane in Germania, però la gran parte a Malta. Adesso ne sto portando un po' meno perché purtroppo mio marito è stato poco bene, quindi per esempio il prossimo mese porto via 4 cani, tutti di Gran Michele, Balù, 2 cuccioli e Molly, che sta da Lucia, di Geronimo. Sono tutti adottati. Nel corso della giornata di sensibilizzazione promossa da ENPA e Pizzardi Editore, nella centralissima piazza Carlo Maria Garaffa è stata lanciata una campagna di adozione per la piccola Bella, un cucciolo di appena 2 mesi in cerca di una famiglia che l'adotti. Vogliamo cogliere l'occasione per lanciare una campagna di adozione per la piccola Bella, che ha soltanto 2 mesi ed è stata recuperata ovviamente per strada e si trova in questo momento in uno stallo privato che gentilmente ci è stato proposto dal cittadino che in realtà l'ha recuperata il giorno del ritrovamento. E poi per Carlotta, che vedete qui ai miei piedi, Carlotta è una Staffordshire, quindi è un cane di razza pura, che fu abbandonato e ritrovato da noi qualche mese fa in uno stato pietoso di salute, perché era sicuramente un cane che è stato sfruttato per diverse cucciolate, era molto magra, era un cane malato, un cane con la rogna e di conseguenza è stata rimessa in sesto con il supporto ovviamente sempre costante e straordinario dei nostri veterinari dell'ASP, che sono la dottoressa Casciana e il dottore Morello, e quindi adesso è pronta, è in piena salute, è pronta per andare a casa e quindi trovare la sua famiglia.